un amico che si può dire mi sono portato dietro fin dai primi passi di Samarcanda, perché c'era la prima trasmissione di Samarcanda, il Piero Pelù, il FIBA. Lui vuole parlarci della libertà, questa sera. Voglio vedere come ce ne parla. Okay. A lui il microfono. Sulla libertocrazia, è una poesia in versi liberi e la leggerò perché la mia memoria non è al meglio. Non esistono due o tre tipi di libertà. La libertà è una sola e si può associare all'informazione, al pensiero, alla parola, alla vita e al voto. La libertà non è un bene soggettivo. Ognuno è comunque molto geloso della propria libertà, come fosse una bella donna che lo fa dannare. Ma se la libertà di un altro gli facesse l'occhiolino, lui che cosa farebbe? Il cristianesimo ci consiglia, anzi ci impone, di non desiderare la libertà altrui, e per una volta siamo d'accordo, perché chi desidera la libertà del vicino di Pianerottolo non può godere della propria. Libertà è il coraggio di essere autonomi ed indipendenti, la libertà è il rispetto, libertà è una statua ferma in una posizione molto scomoda da più di due secoli. Libertà è anche una contraddizione, infatti libertà era scritto sullo scudo simbolo della democrazia cristiana. C'è chi crede che un modo come un altro per essere liberi sia farsi le pere, i buchi nei bracci, l'eroina o sniffare la cocaina. E non si accorge in questo modo di mantenere la mafia. Chiunque è libero di farsi, ma chi si fa non è più libero. Libertà e democrazia le cerchiamo sempre. Soprattutto al momento del voto, mettendo la nostra X sul simbolo in cui crediamo. Ma ancora non abbiamo capito che quella X in realtà è una croce, è la nostra croce, è la croce della nostra libertà. E noi ci siamo autocondannati ad essere liberi. Ecco, grazie anche a Piero. In questo momento mi pare che, mentre parte la...